come investire 1000 euro nel modo migliore possibile. Era da un sacco di tempo che volevo fare questo video, ma non volevo farlo da solo. Perché? Perché volevo offrirvi il contenuto migliore possibile. Infatti oggi mi sono vestito di tutto tiro per venire al Investing a Roma, che è un evento pieno di banchieri, direttori di banche e gestori di fondi di investimento che valgono miliardi, per chiedere a loro come investirebbero 1000 euro oggi. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Oh, carissimi investitori, guardate il video fino alla fine, perché chi è che vi ci porta dai banchieri, da quelli che gestiscono i fondi di investimento a fare queste domande? È un contenuto di assoluto valore. Mi scusi, entriamo a fare il video. Appena entrato all'evento mi sono subito reso conto che si trattava dell'ambiente più istituzionale che io abbia mai frequentato e che non avrei mai e poi mai dovuto fare figure di merda. La domanda che stiamo facendo a tutti è: tu, lei, tu. Ecco, appunto. Quello che vedete di fianco a me è Pietro Di Lorenzo, trader professionista, docente, consulente e autore, nonché organizzatore dell'evento in cui ci troviamo in questo momento. Al giorno d'oggi, con l'attuale situazione di mercato, come investirebbe 1000 euro? 1000 euro? 1000 euro, ci dobbiamo immedesimare nel pubblico, insomma. Sì, insomma, 1000 euro. Per tutte le tasche. Sì, sono un buon inizio, ma insomma. Un buon inizio, non una fonte di reddito permanente. Io sarei verso quello che conosco meglio, nel senso che se tu hai affine ad esempio il mondo della tecnologia, so che tu sei un esperto di cinema, tecnologia e quant'altro, lavorare sul tuo know-how pregresso, nel senso che se tu hai la percezione che ad esempio c'è un'azienda che è forte delle tecnologie, ha qualcosa, un vantaggio competitivo in grado di fargli sviluppare un business nel futuro abbastanza vicino, potrebbe essere quello l'idea. Quindi iniziare a lavorare rispetto a quello che già conosci, quindi ottimizzare le tue conoscenze investendo in settori vicini che senti di avere un piccolo vantaggio informativo e di capacità di prevedere gli sviluppi di mercato. È un bel consiglio, devo dire. Sì. Lei personalmente invece? Io diciamo 1000 euro li ho investiti proprio quando ho iniziato, forse avevo la tua età, in realtà erano 1 milione di lire, perché io penso iniziato in lire. Il mio primo trade è stato, penso, sul Banco di Napoli Risparmio. Avevo un amico che lavorava in questa banca, adesso non esiste più, mi ha detto: oh, guarda e vedrai, adesso ci sarà un'operazione straordinaria su questa cosa, quindi tipo la dritta dell'amico, l'insider, ma insomma era molto velleitario, infatti la cosa andò in maniera piuttosto così. Però ti dico, meglio iniziare male che bene, perché se inizi bene tutto ti risulta semplice, poi prendi la batosta dopo, la prenderai, e quindi meglio abbassare subito la cresta e avere rispetto per i mercati, che evidentemente sono tanto affascinanti quanto complessi. Iniziare a investire da ciò che si conosce, non credere di sapere tutto fin dall'inizio e non considerare i mercati come un mero gioco. Questi penso che fossero i consigli migliori per iniziare questo video e che siano consigli da tenere sempre a mente. Ma lo so che tanto voi volete sapere solo dove buttassi i soldi, quindi ora passiamo niente po' di meno che a Cirdan Capital, una società emittente di certificati di investimento anche su borsa italiana, sia per clientela retail che per clientela istituzionale. Io sono Andrea Giannelli e mi occupo del rapporto commerciale con i clienti sia in Italia che in Svizzera e anche in Latin America. Lei personalmente come investirebbe questi 1000 euro? Abbiamo diverse ideologie a seconda un po' anche del profilo di rischio degli investitori. Siamo in un mercato piuttosto ballerino, dove ci sono investitori più predisposti a prendersi del rischio rispetto a quegli investitori che sono un po' più conservativi. Per quelli un po' più esposti al rischio, io personalmente andrei a offrire e a comprare di fatto un certificato con delle buone cedole annuali, quindi un certificato di investimento, il quale è un derivato cartolarizzato che va a replicare la performance di un sottostante, che può essere un paniere di azioni, di titoli azionari o di indici. Il rendimento che prefissiamo, per esempio, con una cedola annuale del 10, 15, 20, 30%, ovviamente più la cedola sarà alta e più il rischio sarà alto. E questo è per quanto riguarda i certificati più, diciamo, speculativi, se volete passarmi il termine. Per i certificati un po' più conservativi andrei più su un prodotto a capitale garantito, che
ci permetterà di andare però non solo a aumentare quello che è il nostro potenziale rendimento, ma anche a preservare il 100% del nostro capitale inizialmente investito. In questo preciso momento ti sentiresti più conservativo o più propenso al rischio? Dunque, questo è un momento in cui i mercati sembrerebbe che stiano scendendo e quindi c'è una paura da parte degli investitori che comunque è anche da un lato giustificata. Quindi io personalmente in questo contesto di mercato sarei moderatamente propenso al rischio, offrendo, quindi andando a cercare sul mercato quelle strutture, quei certificati di investimento che ci permettono di avere un coupon interessante, come per esempio del 10% per anno. Dopo aver terminato questa intervista che sembrava quasi la scena del film La Grande Scommessa, passiamo invece a qualcuno che si occupa prettamente di trading. Ti vuoi presentare? Chi sei? Sono Giorgio, sono il capo del dipartimento di trading di forex.com. A proposito di forex.com, lì in fiera ho avuto addirittura l'onore di conoscere il capo dei capi dell'azienda e di ottenere maggiori informazioni in merito. Forex.com è un brand globale e broker di alto profilo che proprio ora sta iniziando a entrare nel mercato italiano. Da oltre 2 decenni offrono CFD per fare trading su azioni globali e italiane, indici, ovviamente forex, opzioni, materie prime e metalli come oro e petrolio e anche criptovalute. Ciò che ho trovato impressionante è l'immenso numero di strumenti finanziari che loro offrono in un'unica piattaforma. Basti pensare che ci sono più di 7000 strumenti e sono tutti con spread e commissioni molto competitive. Dopotutto è una piattaforma per fare trading. A proposito, lo sapevi che puoi analizzare i grafici direttamente all'interno dell'app o del loro sito, in quanto hanno TradingView con tutti i grafici già integrato dentro la loro piattaforma senza dover pagare l'abbonamento. Infatti forex.com è stata premiata come miglior piattaforma per fare trading in Europa dal Global Forex Awards. Inoltre, facendo trading con forex.com si opera con un fornitore solido che fa parte di StoneX Group, una società quotata al Nasdaq che fornisce strumenti finanziari di livello istituzionale e salvaguardia stabilità e sicurezza finanziaria dell'azienda. Trattandosi di una società veramente grossa, io sono entusiasta che abbiano scelto me per farsi sponsorizzare in Italia. Io qui sotto vi lascio il link nella descrizione del video, così anche voi potete vedere che cosa offrono e quali sono le qualità che rendono unica questa azienda per fare trading. Detto questo, un ringraziamento speciale a forex.com e noi possiamo continuare con il video. Come investiresti 1000 euro al giorno d'oggi? Per investire 1000 euro serve una strategia ben calibrata, parametri di rischio e sapere qual è il rapporto di rischio-rendimento che il trader vuole avere. Ed importante sapere che quei 1000 euro non vanno investiti tutti una volta. Il trader deve piano piano investire un percentuale di quei 1000 euro a far crescere piano piano il suo conto. Quindi non investire tutto insieme, questo sì. È importante. Anche importante tenere un buon conoscimento del mercato di cui il trader vuole andare a fare il suo percorso. Sapere che i mercati comportano il rischio, più è diversificato il suo conto, più possibilità ha di fare una strategia che sarà il rendito che cerca di fare. Tu su cosa investiresti invece in questi tempi? Io in questo momento credo che siamo a un tempo dove il dollaro è valorizzato più di quello che deve essere. Sta salendo molto ultimamente. Ha fatto 10 settimane di vinte contro il euro. Aspetto un rialzo dell'euro perché tutto sta indicando che il dollaro avrà dei problemi medio e lungo termine. Poi anche l'azionariato europeo adesso è molto interessante perché ha subito una caduta abbastanza grave nell'ultimo periodo, vista la tensione Russia-Ucraina, quindi anche lì credo che ci sono delle opportunità. Oh, vi è piaciuta questa chicca euro, dollaro, Europa, eccetera eccetera. Ora passiamo all'intervistato in assoluto più diretto di tutti. Stefano Bargiacchi, nickname Profste. Dico perché sui social e robe varie mi trovate con questo nick. Collaboro con Directa Sim. Come investiresti al giorno d'oggi, quindi considerando la nostra attuale situazione di mercato,
€1.000. Sì, data la cifra bisognerebbe capire che quota è del patrimonio complessivo, se è tutto quello che abbiamo non abbiamo. No, diciamo una quota da dedicare agli investimenti. Esatto, se fosse così io farei un terzo Bitcoin, un terzo Ethereum e un terzo oro, però per tenerli per il lungo periodo. Quindi molto verso le cripto. Comprerò l'oro che ti esatto, che ti ribilancia un po' in tutti i sensi. Questo è un investimento di lungo periodo, quindi okay, minimo 5-10 anni, ovvero ci dimentichiamo, se come hai detto i 1000 euro sono una parte del tutto, ci dimentichiamo di questi 1000 euro e li teniamo lì a fruttare come okay, dovrebbe essere. Come avrete potuto constatare, il consulente di Directa è stato parecchio diretto. E ora concludiamo il nostro video con una persona che non ha bisogno certamente di presentazioni. Che dobbiamo fare? Che l'intervista? Sì. Cioè, tanto siamo... Carissimi investitori, siamo con Marco Casario, che non ha bisogno di presentazioni, però se ti vuoi... Marco Casario. Allora, la domanda è, non mi mandare a fanculo, però se vuoi rispondere con una delle risposte delle due va bene. Come investiresti al giorno d'oggi 1000 euro per una persona normale che però ha 1000 euro da allocare in investimenti, quindi non sono 1000 euro che gli cambiano la vita. Ok, ma con quale orizzonte temporale? Perché così magari riesco a risponderti in maniera più... Medio-lungo, diciamo non troppo speculativo, mettiamola così. Ok, diciamo che oggi secondo me, lo dicevo prima, è un buon momento per un portafoglio 60-40 molto molto semplice. Ok. 60 ETF azionario, 40 ETF obbligazionario. Secondo me oggi è un buon momento per un pack di questo portafoglio lazy, pigro, senza stare dietro a fare stock picking, a controllare i mercati, i bilanci. Quindi ti direi che oggi, o ancora più semplice, in un sempre in piano di accumulo, però in un World Index. Mm-hmm. Non in distribuzione ma in accumulo. Oggi così investirei, così sto in realtà investendo i soldi dei miei nipoti. Questa è una chicca. Esatto, quindi ti direi che questa è la cosa più semplice, spendere 1000 euro. Senza ovviamente pretese di fare il 700%, perché ovviamente altrimenti ci sarebbe Shiba Inu, in quel caso, giusto? Ovviamente. Carissimi investitori, l'evento, come potete vedere, è finito. Le nostre interviste, sorprendentemente, siamo riusciti a farle. Vi ho portati nel mondo istituzionale. Io direi che un like, un'iscrizione e la campanellina me la sono meritata. Mamma mia. È pesante fare YouTuber, eh? È veramente pesante. Sono stanco. E ci vediamo al prossimo video. Però anche i precedenti sono belli. Per esempio quello della settimana scorsa è bello, sarà bello anche quello della settimana successiva. Andateli a vedere. Ciao. Ciao.